Mettere Dio al primo posto può essere difficile. Cosa possiamo imparare da Salomone che rifiutò di mettere Dio al primo posto? Tutto è iniziato bene per Salomone. Il peso della corona lo portò a chiedere saggezza, di cui sentiva di avere maggiormente bisogno. Dio esaudì la sua richiesta ed il suo regno fu benedetto anche con ricchezza, salute e prosperità. Con il passare del tempo, tuttavia, la saggezza di Salomone si trasformò. Egli usò la sua intelligenza per giustificare la scelta di infrangere molte delle leggi stabilite di Dio. Salomone usò il lavoro forzato per costruire la casa del Signore, ritenne che fosse il modo più efficiente di raggiungere l'obiettivo. Salomone sposò principesse di altre nazioni in modo da stringere accordi di pace con i suoi nemici, costruì altari per gli dei delle sue mogli per accoglierle nel suo regno. Per ospitare la sua numerosa famiglia, Salomone costruì un palazzo 3 volte più grande del tempio. Le leggi di Dio procurano prosperità e pace nel tempo, ma Salomone usò il suo intelletto per piegarle a suo piacimento. Salomone non mise Dio al primo posto e il suo regno fu diviso in 2 pochi mesi dopo la sua morte. Oggi alcune persone con la loro intelligenza continuano a giustificare la violazione della legge di Dio e di altre norme divine, come la decima per esempio. Mettere Dio al primo posto significa prendere la sua parola sul serio e seguirla. Essere fiduciosi come un bambino che segue le istruzioni del proprio genitore amorevole è probabilmente il modo migliore per prevenire la nostra sconfitta. Nei piani di Dio per la nostra vita vi è il desiderio di offrirci salute, ricchezza e prosperità. A volte deve rinunciarvi perché la nostra fede e il nostro futuro sarebbero compromessi se dovessimo ricevere tali benedizioni. La fedeltà di Dio richiede una risposta da parte nostra come amministratori. Essendo fedeli nelle piccole cose, consentiremo a Dio di affidarci responsabilità più grandi. Salomone si rifiutò di mettere Dio al primo posto. Le conseguenze furono terribili per lui e per le persone intorno a lui. L'amore di Dio ci spinge a mettere il suo regno al primo posto, mentre l'esempio di Salomone è un avvertimento per noi oggi. Restituire la decima e donare le nostre offerte è la nostra sfida a mettere Dio al primo posto.